È un patrimonio di idee, di progetti, di esperienze che non può essere disperso. Quindi dovrà continuare ad essere messo a frutto tutto questo, questa ricchezza. Stiamo cercando di trovare i finanziamenti per coprire la voragine che, come lei giustamente ha detto, ci ha fatto enormemente incazzare, arrabbiare, perché non è possibile che una fondazione abbia, come la città, abbia un debito di 300.000 euro. Noi abbiamo trovato la strada giusta, riteniamo, e riteniamo anche che con collaborazione di tutti, dei creditori in primo luogo, questo problema lo possiamo risolvere. Dopodiché noi partiamo con idee completamente nuove, con una messe enorme di proposte, di iniziative e di idee. Quindi, attenzione, la città del libro non muore perché non può morire, è parte integrante ormai di questo territorio, è una ricchezza di questo territorio e questa ricchezza continuerà a dare i suoi frutti. La formula o la veste giuridica poi si vedrà.